presidente della Commissione San Pasquale. Allora, innanzitutto, come stiamo andando in fatto economico? Ma stiamo andando abbastanza bene, anche se stavo avendo dei problemi col tempo, ma è tutto passato, stiamo andando bene. Anche per la villa, per tutto, per la banda, poi vedremo anche domani sera il complessino. Beh, certamente, la villa quest'anno è stata favolosa, non come gli altri anni passati, perché abbiamo anche fatto di meglio, però è abbastanza carina. Poi ho visto che stasera è stata anche accesa la parte di giù, che ieri sera ho saputo per problemi tecnici non dovuto a voi, meglio ricordare questo, ma dice che c'era il gruppo guasto, quindi... Sì, innanzitutto vorrei... cioè questo argomento mi sta molto al cuore, perché... Ne volevo parlare. Io volevo fare degli scusi a tutta la cittadinanza da via Roma in giù, perché per motivi tecnici, come diceva qui l'operatore, che si è guastato purtroppo un gruppo, si è bruciato addirittura, e se no che, siccome che era già troppo tardi per sostituirlo, e allora abbiamo dovuto adattare, cioè almeno illuminare il possibile, insomma, quello, salvaguardare almeno la piazza e qualcosa. Comunque tutto è bene quel che finisce bene. Vorrei parlare anche con qualcuno dei frati, perché in genere... Padre Guido e Padre Tonino, per chi non lo conosce, è l'ultimo arrivato in parrocchia. Il primo anno che vede la festa, Padre Tonino? Quasi. Quasi, perché? Perché forse è il primo. E che ne pensa? È una bella festa, va, complimenti. E complimenti a tutta la cittadinanza, naturalmente. Ieri sera era anche qua, ha visto quindi la prima sera? Sì, ieri sera. Che ne pensa? È diverso rispetto agli altri anni o è la stessa cosa oppure è peggiorata? No, va sempre a migliorare la cosa. Lei da quanti anni si ricorda questa festa? Da quando ero piccolo. Ma prima si diceva che festeggiavano molte più feste rispetto adesso, San Gaetano e San Pasquale, prima c'era il crocifisso. Sì, prima c'era il crocifisso. Mo basta, diciamo, basta che mantengono qualche festa almeno. Comunque ne vale veramente la pena, anche vista la gente di fuori che giunge ogni anno. Sì, gente ce ne sta parecchia. E lei se dovrebbe dare un giudizio, no? O un consiglio per l'anno prossimo, la farebbe uguale oppure cambierebbe qualche cosa, non so. Magari qualche cantante anche per i giovani. Qualche cosa per il giovane pure ci vuole. Che, come vede anche lei in piazza... Sembra che devono mettere questa qualche cantante. Sì, vabbè, ma sono sempre gli stessi complessi. Sì. Che danno 2000 lire e basta, li accontento. Perché sicuramente avrà notato anche lei che i giovani in piazza ce n'è poco e niente. Sì, i giovani sono pochissimi. Anche perché...
se ne vedono parecchi. Anche perché stasera c'era pure il fatto della partita della finale di Coppa dei Campioni del Milan. Auguri a tutti i milanisti. Quindi moltissimi non ci sono. Comunque ringraziamo il signore, la salutiamo. Signori, di cui una non è di Lizzano. San Giorgio. È il primo anno che vede questa festa. Primo anno, sì. Cosa ne pensa? Ne vale la pena? Sì, bellissima, mi è piaciuto tanto, sì. Stava anche qui ieri sera? Sì, stavo qui ieri sera, sì. Speriamo, anche negli anni. Buonasera. Allora, signora, lei sta seduta qua. Sicuramente la musica che sta ascoltando le piace. Sì, sì. Sì, sì, mi piace. Stava qui anche ieri sera? Sì, certo. Questa è la banda della... No, è cambiata, non lo so. Allora, c'è qualche canzone in modo particolare, qualche sinfonia in modo particolare che le piace di più? O Tutto mi piace. So, la norma, il bolero... Tutto. Ci fa piacere. Significa che questa festa piace veramente a tantissima gente. Siamo qui. Ok. Sera... Dopo tanti anni che hai visto questa festa, c'è qualche cosa di diverso, qualcosa che si potrebbe cambiare o per te va bene così? Ma io ritengo che vada più che bene così. È una tradizione che dobbiamo coltivare, speriamo che si senta sempre di più, perché noi giovani probabilmente questo tipo di tradizioni non le apprezziamo a fondo. Io auspico che per il futuro anche i giovani possano, diciamo, prodigarsi affinché questo tipo di tradizioni continuino ad esserci e a svilupparsi nel nostro paese. Ma non credi che i giovani non partecipano proprio perché non c'è il cosiddetto cantante famoso che possa venire in piazza, ma c'è ogni anno la banda, poi la terza serata c'è il complessino che, diciamo, non attira tanto? Ma io penso che il cantante famoso non si possa comunque esprimere ai livelli alti su una platea come quella della piazza comunale. Ritengo che per un cantante famoso ci vogliono strutture ben diverse. E poi sono convinto comunque che molti giovani come me apprezzano molto di più in questo momento la tradizione, che è quella della banda popolare, anziché un cantante di grido che indubbiamente può fare audience, ma non in queste giornate particolari. E svuota anche le tasche della commissione, perché non dimentichiamo che un cantante di un certo livello costa. Ok, ringraziamo Enzo. Ecco, ho qui di fianco a me un amico che è di Lizzano. Sì. Chiedo conferma, anche se lo sapevo. Allora, come mai è qui seduto proprio di fianco alla Casarmonica? Le piace questo genere di musica oppure perché è l'unico tavolino rimasto libero? No, perché mi piace la musica. Poi con un genitore... siamo in famiglia, sentiamo la musica, prendiamo un po' un bicchiere di birra. Che di questi giorni non fa male. No.
C'è qualche canzone, qualche sinfonia in modo particolare che le attira di più, oppure per lei tutto, sono tutte uguali? No, a me piace tutta la musica classica. E di questa banda che ne pensa? Che credo che sia ogni anno la stessa, io non lo so. Ma sono le migliori nella zona che abbiamo, no? E non so se lei lo sa, ma a Lizzano abbiamo anche due bande, se non mi sbaglio. Non lo sa. Ma lo so che stanno due bande. Ecco. Che secondo lei perché non vengono valorizzate più di tanto queste cose? Magari a posto di invitare, non so, delle bande da fuori, si potevano benissimo invitare queste qua di Lizzano. Certo, naturalmente non hanno l'esperienza di questa qua che sta suonando adesso, però giustamente l'esperienza si accuma. Le bande di Lizzano per arrivare a questo devono fare ancora molta strada. Ecco, signor, lei è di Lizzano? Sì. Non l'avevo mai visto. Allora. Non sono a Lizzano, sono a Torino. Ma è venuta apposta, non penso? No, sono venuta a trovare mia mamma e mi sono trattenuta per vedere la festa. È rimasta contenta? Sì, sì, sì. Piace questo genere di musica o preferisce la musica leggera? Questa bisogna capirle, più che altro. Preferisco la musica leggera, per i genitori. Ok, lei... Sera, forse. Non lo so. Ecco, il capo dei tavolini qua, il proprietario dei tavolini, che se ne sta andando. Ecco, mi siedo qua. I tavolini sono belli. Di chi sono? Mie. Come stanno andando gli affari piuttosto? Vale la pena anche per voi queste manifestazioni oppure non entriamo neanche con le spese? Ma con le spese si tratta. Ma comunque la gente partecipa, vedo, i tavolini sono tutti pieni. Quindi ne vale la pena, voglio dire, anche se si facevano ogni domenica, no? Dicevo, ogni domenica qua. Ecco, dice che sta arrivando la moglie. Quanti figli c'ha? Non vorrei che... Ok, andiamo avanti. Ci sono qui tre componenti della banda di... Quinzano. Non è quella che sta suonando adesso? No, no. Ma voi non è il primo anno che venite qua? Secondo. Perché mi ricordo che sono sempre le stesse che vengono. A proposito di questa intervista? Questa è la televisione locale che si occupa di queste teleprovincia ionica. Mi dispiace, non la prendo la... Sì, a Squinzano forse non arriva, arriva fino a Leverano. Sì, a livello provinciale, diciamo. 3-4 paesi. Come mai gli ha scelto di parlare proprio con noi? Come responsabili della banda, ho visto in divisa. Che ne pensate di questa festa? No, è la verità, mi avvicino il microfono, se no non vedo bene. Vabbè, non lo so perché ride. Stagiate, ora facciamo uno scoop di video particolari. No, come festa dico che è molto bella. Io ricordo anche quella dell'anno scorso, è una bella festa. Ma se la ricorda la festa dell'anno scorso, quindi può vedere delle differenze, se ci sono anche delle differenze. Soltanto differenze di temperatura più che altro, perché l'anno scorso non ricordo. No, come gradi non ci siamo rispetto all'anno scorso. Lei che suona? Non mi dica il campanello. Il trombone a tiro. Una tromba. Lo suono un baritono. E lei? Il clarinetto. Questo qua.
Beh, intervistiamo ora un ragazzo che non sta festeggiando certo per San Pasquale, ma sta festeggiando per un'altra evenienza. Qual è? Beh, è chiaro, no? Forza Milan, 4-0 al Barcellona. Ma Staro, ma... vado a nascondere. Comunque, della Atene, della festa, che ne pensi? Beh, è un'ottima riuscita. Come tutti gli anni, tra l'altro. Si rinnova ogni anno la nostra tradizione. E benvengono queste tradizioni così, così belle, no? Ma non credi che 3 serate siano un po' troppe? Perché... non so se tu stavi ieri sera stava il pienone qua, stasera un po' di meno, domani sera sicuramente. Dipende da come vengono gestite queste 3 serate. Se vengono gestite in modo tale da poter attirare gente, allora ben venga. Ma se vengono gestite così male, allora la gente preferisce fare altre cose. E poi un'altra cosa, la musica classica ormai, ci siamo stancati, vogliamo qualcosa di nuovo anche per noi giovani. Fate venire qualche complesso un pochettino più all'avanguardia. Ci siamo stancati di sentire ogni anno il Rigoletto, queste cose qua. Infatti, quello che stavamo dicendo prima anche con altri, l'ideale sarebbe di ridurre le 3 serate a 2 e magari una serata fare con la banda e l'altra serata invitare qualche cantante più rinomato, no? Sempre questa banda, dall'altro sempre la stessa voi. Noto sempre la sempre stessa. La maestra di musica è sempre quella bionda. Un contratto ventennale con questa banda. Forse viene solo qua questa banda, solo a Lizzana. Quindi si sta arricchendo con i nostri soldi questa qua. No, comunque bisogna dare atto che la festa è bella e attira nonostante tutto tantissima gente anche da fuori. La festa bisogna... attira ancora. Quelli dei giocattoli che si sono messi su Viale Gramici, qui noi del bar stiamo a guardare le musiche. Torniamo alla festa, cioè la cosa bella di questa festa, di queste feste che si fa ogni anno, più che altro la tradizione che porta. E continua ancora. Non il folklore, cioè, certo è una componente molto importante, però secondo me bisogna valorizzare più che altro la tradizione che ogni anno c'è a San Pasquale, no? La fiera. Certo, la fiera degli animali che... mi dico, io non vado, ma mi dico che ormai sta perdendo. È una tradizione che ormai non c'è più, è scemata, per cui è peccato, perché insomma fa parte anche del nostro costume e quindi bisogna valorizzare di più questo tipo di tradizione. Bellissime scene del Tagadà, noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani sera con le registrazioni della terza e ultima serata di queste festività di San Pasquale. Naturalmente domani sera ci sarà il famoso complessino che tutti ci stiamo aspettando e i fuochi pirotecnici. Quindi l'appuntamento è domani sera. La redazione di Teleprovincia Ionica vi saluta. Vi saluta Michele Galasso che vi ha tenuto compagnia quest'oggi. E quindi un arrivederci caloroso a tutti quanti voi.